Buongiorno, nella lezione di oggi cerchiamo di capire in maniera approfondita come funzionano gli atomi in modo da poter comprendere come funzionano successivamente quelli che vengono detti orbitali e infine come funziona, grazie a tutto questo, la tavola periodica. Partiamo quindi con il primo concetto. Questo simpatico signore piuttosto conosciuto era il dottor Albert Einstein, premio Nobel, più noto scienziato di tutti i tempi, eccetera, eccetera. Lui, in collaborazione con quello che vediamo, un altro dottore geniale, Max Planck, meno conosciuto di Einstein, ma suo contemporaneo, e sicuramente senza Max Planck non avremmo di fatto le scoperte, gran parte delle scoperte di Einstein, tutti e due insieme avevano diversi dubbi su come funzionava la materia. Primo dubbio, come diamine funziona la luce? Perché la luce è l'unica unità di misura universale, cioè non importa dove siamo nell'universo, la luce manterrà la sua velocità, che oltretutto è la massima velocità possibile, equivalente sulla Terra a 300.000 km al secondo. Velocità pazzesca. Qual era il dubbio? Fino all'intervento di questi due signori si pensava che la luce avesse un comportamento, diciamo, ondulatorio, ovvero la luce era un'onda. Ma di fatto non funzionava così e basta, cioè se si provava a controllare la luce solo come onda, un mucchio di fenomeni già osservabili al tempo, come il famoso effetto fotoelettrico che dimostrò Einstein e che gli fornì anche le basi per il Nobel, e l'effetto detto diffrazione, quindi il fatto che la luce deviasse in base a determinati fenomeni, non si sposava bene con la teoria ondulatoria. L'unica possibilità è che la luce doveva avere anche dei corpuscoli. Quindi la luce aveva una doppia natura. Ora, perché stiamo parlando di luce? Ecco, questi sono degli esempi di come funziona la questione. Vediamo che a seconda di come è fatta un'onda, possiamo stabilire una serie di dati interessanti. Vediamo questa equazione, dove C, la velocità della luce, è uguale a lambda, la lunghezza d'onda, per ni. Questo si legge ni, non è una V, è un ni greco, ovvero la frequenza. Tradotto, se noi abbiamo una frequenza molto alta, avremo di conseguenza una lunghezza d'onda molto piccola, perché vuol dire, ecco, vediamo l'esempio qui su, una lunghezza d'onda molto stretta vuol dire una frequenza molto alta, e viceversa. Questo è anche ovvio, pensiamo anche alla vita quotidiana, ci capita di vedere questo. Una nota come quella di un basso è molto diversa da una nota come potrebbe essere quella acuta di un diapason. Questo è dovuto proprio a lunghezza e frequenza. Non parleremo dei vari esperimenti perché sono tanti. Comunque, quello che è importante è che i fotoni rispettano questa equazione, vediamo qui, ma si comportano anche in maniera corpuscolare. Quindi, nonostante siano fatti di energia, c'è qualche cosa che non funziona esattamente come una semplice onda. Vediamo anche questa equazione, l'energia è data, quindi questo è l'effetto fotoelettrico di Einstein. Cosa vuol dire in poche parole? Lui si era reso conto che alcune onde venivano riflesse da degli oggetti e lui diceva: com'è che un'onda riflette l'oggetto e l'altro no? Si è accorto che dipendeva da quale tipo di metallo stava utilizzando, quale tipo di frequenza stava utilizzando. Quindi la luce non ha sempre la stessa frequenza. Modificando la frequenza, una luce forte di colore, per esempio, azzurro, ha un effetto molto diverso da una luce gialla. Ok, in base alla frequenza c'era un riflesso, l'effetto fotoelettrico per questo, c'era un rimbalzo sul metallo. Ecco perché, a seconda di quella che veniva detta una frequenza di soglia, superata dal fotone, ecco che qui si aveva un rimbalzo. Se invece la frequenza di soglia non veniva toccata, ecco che non c'era nessun rimbalzo. Vediamo questo disegno, cosa vuol dire? La luce rossa, che ha una lunghezza d'onda molto ampia, simile al basso, diciamo, e molto quindi frequenza bassa, non bastava per rimbalzare su un metallo, ma una frequenza molto alta e lunghezza di onda molto corta, come la luce degli ultravioletti, ecco che rimbalzava. Ok, quindi questo è stato spiegato con le equazioni che vediamo qua, che però sinceramente ci interessa poco andare ad analizzare nei dettagli. Quello che ci importa è questo, che in base a ciò era ovvio che la luce non era soltanto energia,
Se rimbalzava vuol dire che aveva comunque anche una forma di corpuscolo. E infatti così è. Perché è importante questo? Importante perché anche gli atomi presentano una struttura similare. Quella che vediamo qua è l'atomo di Niels Bohr. Niels Bohr era un grandissimo scienziato. Il geniale Niels Bohr aveva compreso che gli elettroni già noti all'epoca, perché erano già stati verificati da altri scienziati eminenti, non potevano essere tutti allo stesso livello energetico. Cioè lui diceva ci sono degli elettroni che hanno una carica molto forte, quindi venivano, lui diceva venivano eccitati, veniva aumentata la loro energia, e avevano una carica diversa da altri elettroni che invece si trovavano in uno stato di energia inferiore. Cosa significa ciò? Significa che intorno a un nucleo gli elettroni non sono tutti alla stessa distanza. Ce ne sono alcuni che hanno maggiore energia e altri che hanno minore energia. Questo permette agli elettroni di stare in un quello che lui chiamava orbita, oggi noi usiamo il termine più corretto, orbitale, simile alle orbite che hanno i pianeti intorno al Sole, quindi occupa uno spazio energetico tutto suo. Questo può essere modificato dall'aumento o dalla diminuzione, evidentemente, di energia. Per cui se si dà più energia, gli elettroni si sposteranno in una direzione. Se no, andranno verso l'altra direzione. Bohr chiamò questa forma di energia quantica, ovvero in quanti. Ok, complichiamoci un po' la vita, ma per 2 secondi. La teoria dei quanti era stata sviluppata dal dottor Planck, quello che abbiamo visto all'inizio. Lui stesso, però, lo stesso Planck diceva: non riesco a capire come funzioni. Nel senso che tutt'oggi abbiamo dubbi sul funzionamento esatto della teoria quantistica. L'idea era questa, che l'energia si muovesse in pacchetti di energia piccoli piccoli, che lui chiamava quanti, il dottor Planck, e lui diceva quindi non si muove in una onda continua, ma in pacchettini, piccoli pacchettini, quanti, appunto, che si spostano e che quindi forniscono il concetto che noi chiamiamo generalmente energia. Questo funziona però solo a livello ultra piccolo, quindi stiamo parlando di atomico, livello molecolare, mentre sul piano della realtà che conosciamo tutti i giorni, questa roba non funziona, perché la fisica che usiamo tutti i giorni, diciamo quella newtoniana, si basa su concetti molto più generici. La gravità è stabile, le forze sono queste. A livello atomico però non funziona. Serve una fisica apposita che veniva per questo detto fisica quantistica. C'è stato uno scontro abbastanza intenso fra Planck e Einstein su questo. Einstein non credeva assolutamente alla teoria dei quanti. Lui diceva che certo sì, c'era una forma di energia, ha accettato anche il nome quanti, perché anche lui parlava di quanti, però diceva non può essere come diceva Planck. Lo stesso Planck non riusciva a dimostrarla, neanche Einstein ci è riuscito. È uno degli errori di Einstein, perché oggi sappiamo abbastanza con buona approssimazione che in effetti invece funziona così, l'energia si muove in quanti. Ora, questo geniale Bohr è riuscito a comprendere questo meccanismo. Il problema è che lo stesso Bohr diceva: sì, ma come diamine funziona questo meccanismo? Perché un conto è dirlo, un conto è farlo. Quello che aveva capito lui è che l'energia si muoveva come una sorta di scala, cioè aumentando l'energia si trovava alla cima della scala e poi perdendo energia l'elettrone si avvicinava sempre di più al nucleo e così facendo disperdeva l'energia in più. Bohr aveva notato questo perché ogni volta che c'era un salto si aveva un'emissione di fotoni, quindi si vedeva un effetto luminoso. Ovviamente stiamo parlando di sempre fisica quantistica, quindi a livelli molto piccoli. Quello che è venuto fuori dagli studi di Bohr e soprattutto del suo principale studente Heisenberg, un genio assoluto, purtroppo che è iniziato in maniera abbastanza negativa la sua carriera, diciamo. Lavorava per i nazisti. Allora, in base alla teoria che avevano sviluppato Bohr e Heisenberg, quindi questi quanti potevano essere applicati in maniera identica anche agli elettroni. Ovvero, gli elettroni si comportavano come i fotoni, ovvero gli elettroni avevano sia una massa estremamente piccola, ma l'avevano, alla stessa maniera si comportavano come onde.